Daniele Evangelisti, con questa Nulo Filatelico oggi qui a Castel di Sangro diamo la possibilità a tutti i tifosi del Napoli di poter scrivere e quindi ritornare indietro nel tempo, magari a inviare una bella lettera celebrativa per avere un viaggio indimenticabile ma soprattutto eterno. Assolutamente sì, è stata una bellissima giornata. L'annullo del francobollo celebrativo per lo scudetto del Napoli, per il terzo scudetto del Napoli, renderà veramente possibile a tutti i tifosi napoletani di comprare un oggetto che rimarrà per sempre. Oggi all'interno del palazzetto dello sport di Castel di Sangro diamo la possibilità insieme appunto ai nostri colleghi allo stand di Poste Italiane poi di poter acquistare anche oltre al francobollo di Poste Italiane il folder realizzato, i prodotti a tema realizzati appunto per il terzo scudetto del Napoli e la medaglia, no? Quindi è un insieme di, come dire, di ricordi che il tifoso del Napoli può acquistare e appunto tenere per sempre. Marco Di Nicola, il responsabile commerciale della Filateria Nazionale, con questa medaglia celebrativa Poste Italiane riesce a regalare a tutti i tifosi del Napoli una medaglia molto importante per avere un ricordo indelebile. Assolutamente sì, non solo la medaglia che abbiamo fatto stampare insieme alla Zecca dello Stato subito dopo l'ultima partita del Napoli Campioni d'Italia, ma anche il francobollo celebrativo con tutti i prodotti filatelici correlati. Abbiamo fatto questo bellissimo folder che abbiamo presentato anche oggi, che li racchiude tutti, a un prezzo di 30 euro, la medaglia, lo sapete, costa 150 euro, ma ci siamo anche accorti dei tifosi che non possono spendere queste cifre e abbiamo prodotto dei portachiavi che costano semplicemente 3 euro con il francobollo all'interno o il prendi firme per i calciatori qui a Castel di Sangro che appunto costa soltanto 6 euro. Quindi abbiamo fatto una serie di prodotti per tutte le tasche. Presidente Marsilio, qui a Castel di Sangro oggi questo ritiro è iniziato veramente con i migliori auspici, una richiesta anche al Presidente quello di portare prossimamente anche magari la Champions. Beh, sai, io ho questo pessimo difetto di essere juventino, quindi per me la Champions è un frutto proibito. Ho detto a De Laurentiis, almeno fammela toccare tu, portala tu. Ma a parte gli scherzi, io ricordo che lo scorso anno De Laurentiis annunciò il ritiro a Castel di Sangro, eravamo a Napoli e ai giornalisti presenti disse porteremo lo scudetto, c'è riuscito. Io credo che sia giusto essere ambiziosi, per carità. Continuare a vincere e mantenersi ai vertici è quasi più difficile che arrivarci e questo lo sappiamo, quindi nessuno ha pretese impossibili, però è giusto coltivare i sogni, l'entusiasmo, la gioia, l'allegria che oggi contagia tutta Castel di Sangro e tutto l'Abruzzo, fa molto bene alla salute e anche all'economia del territorio e questo lo voglio dire perché spero che l'immagine, la presenza di decine di migliaia di tifosi che stanno animando il nostro territorio e stanno tenendo vivo il nostro turismo facciano definitivamente giustizia di certe stupide polemiche che sono dure a morire, ma credo che questa sfida l'abbiamo ampiamente vinta, abbiamo dimostrato che l'Abruzzo è la terra dove si allenano i campioni, che è in grado di ospitare al più alto livello e di offrire i servizi sportivi, turistici, ricreativi e di ospitalità al massimo livello, se ne sta accorgendo tutta l'Italia a cominciare dal centro-sud perché oggi buona parte delle squadre di vertice del centro-sud chiedono di venirsi ad allenare qui e vogliono fare il loro ritiro qui, lo hanno già fatto Salernitana e Bari, lo voleva fare anche il Cagliari, è mancato poco, a volte manca magari un pezzettino di infrastruttura o di ospitalità o di infrastruttura sportiva per poter rendere compatibili questa presenza e io continuerò a lavorare con le amministrazioni del territorio perché la nostra offerta sia in termini di quantità che di qualità possa continuare a crescere e possa far diventare l'Abruzzo sempre più una meta privilegiata del turismo di tutta Italia a cominciare dall'Italia centro-meridionale. Oltre 150 testate giornalistiche parlano quotidianamente ormai di Castel di Sangro, dell'Alto Sangro, ma ovviamente dell'Abruzzo. Se questo non è un ritorno pubblicitario, cos'altro potrebbe essere? Ma certo, noi abbiamo scommesso su questo. Il Napoli è un grande veicolo
pubblicitario, intanto con i propri canali interni. Noi le risorse che abbiamo impegnato per questo ritiro, il contratto con il Napoli, è uno scambio di pubblicità, cioè noi paghiamo sui veicoli pubblicitari del Napoli Calcio la presenza dell'Abruzzo, che grazie al Napoli va in tutto il mondo, perché i tifosi napoletani sono in tutto il mondo, sono decine di milioni, la famiglia, diciamo, sterminata degli emigranti di diverse generazioni ha lasciato in eredità questa presenza e questo amore infinito verso Napoli, verso la città, la terra e la sua squadra. E affiancare l'Abruzzo a questo amore è una ricetta vincente. Facciamo scoprire la nostra terra a persone che magari non l'avevano mai conosciuta o che l'avevano vista in maniera magari molto episodica. Chi sta venendo qui sta scoprendo appunto la sorpresa di un mondo, dell'intero mondo che rappresenta l'Abruzzo, e speriamo appunto che questo possa continuare a portare sempre più interesse, sempre più presenza e sempre più economia.